Ciao bimbi belli, continua la mia opera di convincimento all'ascolto dei Baustelle. Come al solito, questi video sono fatti per far conoscere qualcosa a qualcuno, quindi se voi siete Rachele Bastrechi, non guardate questo video e chiudetelo immediatamente. Dall'ultima puntata sono passati 3 anni. Il 12 maggio 2003 esce infatti La Moda del Lento, secondo album della band di Montepulciano che abbandona un po' le sonorità del primo disco per concedersi carnalmente a Massara. Massara è il manovratore dei synth, come abbiamo già detto l'altra volta, il signore dei synth, se volete una citazione, che in questo album ha la maggior libertà di sempre. 12 track più una ghost track, di pure citazioni di film, opere classiche, principi attivi di farmaci. Sì, perché, come vi accorgerete se vorrete tuffarvi tra le corde vocali di Rachele Bastrechi, i Baustelle sono molto citazionisti e hanno le loro fisse. Citazioni di medicina, vecchi film, arte classica. Ah, le citazioni non si fermano ai testi, Attenzione. La musica spesso richiama questa o quella canzone. Questa cosa si nota soprattutto negli album successivi, in realtà. Questo album è probabilmente quello che più vi farà cagare. Perché non è per niente semplice. Lo stile è un po' strano, meno spontaneo, però è più soddisfacente sul lungo termine, questo ve lo posso assicurare. Secondo me, sebbene alcuni dicano che sia l'album che è invecchiato peggio, è la loro miglior produzione. Fino adesso. Contiene, tra le altre, la mia seconda loro canzone preferita, che è EN. Non si riferisce, almeno stando alle parole del Bianconi, all'ansiolitico benzodiazepinico dell'orazepam, citato anche da Samuele Bersani nella canzone Enexanax. Ma EN sarebbero le iniziali di una donna. La E si scopre alla fine della canzone e si riferisce ad una fantomatica Elisa, anzi Elisa, come dice Bianconi, mentre la N sta per non si sa, Bianconi non ce l'ha ancora detto. La canzone è una celebrazione della donna. Ha un inizio fatto con le onde, che ricorda un po' Summer, una solitary beach, e celebra una donna dalla bellezza classica, in contrapposizione alla musica che è davvero molto, molto elettronica. La tua purezza è nell'essere inconsapevole art déco è la frase più bella della vita, o almeno di questo album. In questa canzone, abbiamo già detto, Bianconi non sa usare gli accenti. Questa è un'altra delle caratteristiche dei Baustelle. La seconda canzone che dovete ascoltare assolutamente, perché a me piacciono i Baustelle quindi devono piacere anche a voi, è l'unica un po', diciamo, easy listening di tutto l'album, cioè Love Affair. Love Affair è il successore spirituale dell'album prima, punto di congiunzione svolta tra l'amore adolescenziale e la musica elettronica con sprazzi di bossa nova, che sarebbe poi sostanzialmente questo album. Love Affair è i Baustelle, adolescenti che si dedicano per la prima volta all'amor carnale. E la Bastrechi che tra un tu e l'altro si mette ad orgasmare. Pura poesia. In questa canzone Brasini, il chitarrista, ha un po' di spazio finalmente. La canzone ha pure un video che però non vi consiglio perché fa davvero schifo. Terza canzone da conoscere immediata subito, Mademoiselle Boyfriend. Clima tropicale, piccolo bossa nova. Non è da capire in realtà. Forse parla di un ragazzo, un uomo, che sta con una donna che fa un po' quello che le pare. Ma forse no, forse non parla di questo. Fatto sta che c'è un uomo che fantastica sul lasciare, anzi, attenzione, sul farsi lasciare, da una fantomatica donna. Asserendo che poi potrà ballare la samba a fare cose divertenti. Prima di congedarvi con la quarta canzone consigliata, un po' di notizie. Ricordo che quest'album è stato ristampato nel 2013. Nel 2010 il predecessore era stato ristampato e siccome tutte le copie erano andate vendute, i Baustelle per far soldi hanno deciso di ristampare anche questo. La copertina. La copertina di quest'album presenta 2 ragazzi molto longilinei, intenti a ballare immersi nel bianco. È in effetti un album molto elegante, devo dire, sì, che potrete mettere come sottofondo lounge ad una cena romantica fatta di crostini toscani e Chianti. Mi sento uno speaker di una radio di serie B facendo così, vabbè. E ora, l'ultima canzone ad ascoltare, la title track. Chiaramente Britpop è caratterizzata da una chitarra con un flanger spaziale. Suoni da computer di Star Trek, altro da dire? No. Questa canzone è bella, ascoltatele tutte, mi raccomando, fate come vi dico, fate i compiti, perché ci tengo molto, ok? Ci becchiamo nel prossimo video, nel quale parleremo della storia delle cose. Lunga vita e prosperità.
Dimmi che cazzo fate se non è incastonata in traccia. Meglio che abbandonata, abbiamo liriche bastonate in faccia. Cerco tipica appassionata, mica voi tipe trascurate. Con le bibite già scolate, al limite pascolate in spiaggia. Fuck. E come fanno i Baustelle, che dopo la 12ª traccia, arrivederci. Lasciano qualche minuto di silenzio e poi fanno partire la ghost track, che si chiama Beethoven o Chopin. Così faccio anche io, benvenuti nella ghost canzone consigliata. Se siete arrivati fino a qui, prima di tutto vi consiglio di ascoltare tutto l'album. Questo è davvero l'album che dovete ascoltare per intero. Non lo dico tanto per dire, ma ci credo davvero. Magari la prima volta non vi piacerà, la seconda volta vi farà schifo, però è una di quelle cose che si apprezzano con il tempo. La ghost track è la canzone più onirica del disco, citazioni di malattie e suicidi, più musica classica e synth, voce un po' strafatta. A completare il tutto, un ritornello che ti risveglia come l'adrenalina diretta nel cuore, dopo un'overdose causata dall'aver scambiato una dose di cocaina per una di ecstasy. Ci vediamo davvero la prossima volta, ciao!